Sì, buongiorno, grazie per l'invito di fare questa breve conferenza sull'architettura della città. E, quello che vedete adesso sullo schermo è, scrive Stadtstraße Haus in tedesco e in italiano dice città, strada, casa. E questo è il titolo della mia breve conferenza. Io voglio parlare di certi temi importanti quando si parla dell'architettura della città e voglio parlare dei miei progetti. Quando si parla della città è una parola significativa che dice città, vuol dire noi viviamo insieme in un luogo ben definito, concentrato, però insieme vive tante persone, vivono insieme con tanti caratteri diversi e tante funzioni diverse. E questo è già significativo di quello che noi dobbiamo discutere. Se noi parliamo della città, è un luogo comune con una grande complessità vitale e con una grande complessità architettonica. Però importante e fondamentale è che quando parliamo dell'architettura si parla sempre della comunità e della città e del vivere insieme. E come le persone, la gente con caratteri vari, vivono insieme, anche le architetture con caratteri diversi vivono insieme nella città. E questo punto di vista è fondamentale. Perché non parliamo mai dell'oggetto architettonico singolare, isolato, parliamo sempre dell'oggetto architettonico che fa parte di un sistema comune. E questo è fondamentale per tutto quello che discutiamo oggi. Allora, città, strada, casa. E quando parlavamo della città, in questo senso della comunità, parliamo della strada come luogo comune e come luogo pubblico che organizza non solo la vita della gente che lì si muove e vive insieme, ma organizza anche l'architettura che si concentra su questo luogo comune e questo spazio pubblico. Allora la strada è lo spazio pubblico che crea la comunicazione tra i vari pezzi. E quando si dice casa, vuol dire la casa fa parte della comunità e fa parte della strada e fa parte della città. E l'architettura della casa è sempre orientata verso lo spazio pubblico e verso la vita comune della città. E così non parliamo mai dell'oggetto singolare, dell'oggetto che sta per sé, ma sempre la casa fa parte della comunità. Adesso voglio prima parlare della base di quello che stiamo discutendo quando parliamo dell'architettura della città. La base è prima la storia, si parla della storia, perché la città non è una cosa che si inventa oggi, no. La città europea è una città che ha una storia di 2000 anni e il riferimento storico per il nostro lavoro come architetti è fondamentale. Naturalmente questo discorso storico non è mai solamente una ricerca accademica, una ricerca storica che rimane nella storia. Dobbiamo sempre trasformare le esperienze storiche in momenti attuali per la nostra creazione attuale. E lì il collage come un metodo artistico, un metodo anche di analitico è molto importante, perché studiare la storia facendo progetti architettonici non vuol mai dire citare semplicemente la storia, ma lavorare con la storia da un punto di vista critico. E il collage è un elemento per me molto importante per giocare questo rapporto tra vecchio e nuovo.
Vi faccio vedere un piccolo progetto che abbiamo realizzato, una banca in Germania. E lì vedete una facciata vecchia, storica, di un edificio storico che è stata la rinnovazione di un edificio ancora più vecchio. Vuol dire, c'era un primo edificio del 1650 che stava su questo luogo. Poi nel fine 1800 hanno rinnovato questo edificio e hanno costruito questa facciata che vedete al primo piano. E noi abbiamo costruito una banca al posto di questo edificio vecchio, però abbiamo conservato questa facciata storica vecchia. E questo è un esempio per un lavoro vecchio, nuovo, attualità, storia, un po' in senso del collage, perché abbiamo messo questi elementi vecchi e nuovi insieme in modo che si vede. Allora, questo è l'edificio realizzato in cemento armato, con una grande sala per una banca in pian terreno, e il primo piano vedete la ricostruzione, la citazione della facciata storica. E questo è l'interno di questa banca, vuol dire è uno spazio nuovo, grande, moderno, cemento armato, fuori, dentro, vetro, mobili nuovi, però questa architettura nuova fa parte della struttura storica di questa cittadina. Poi un altro aspetto importante, al di là della storia, è abitare in città. Cosa vuol dire abitare in città? Vuol dire che noi viviamo insieme, però le persone sono tutte completamente diverse uno dall'altro e abbiamo delle attività diverse. Vuol dire abitare insieme, vuol dire stare insieme in un luogo con una grande complessità di realtà, realtà d'abitazione, di vivere insieme. E questa è una foto storica. È una città tedesca nel 1930. È una città, Münster si chiama, è una città interessante perché anche nella sua architettura rispecchia in un certo momento questa complessità della vita quotidiana. E questa è una fotografia di Milano del 2015. E quello che vedete lì, che Milano è una città moderna, in avanti vedete tutte le architetture degli anni 20-30 e in fondo l'architettura del fine 800. E c'è un sacco di gente. E tutti vanno in giro a Milano a fare la spesa, così. Vengono cinesi, giapponesi, tedeschi, americani, tutti vengono qui a Milano a andare in giro nelle strade e in qualche modo realizzano quest'idea dell'abitazione in modo internazionale e lo spazio urbano e lo spazio architettonico è fatto così. Non c'è solo, ma ha una grande attrazione e importante. Poi un altro tema importante è quando si parla dello spazio urbano, è come un teatro. Vuol dire questo vivere insieme nell'architettura urbana e dentro questi spazi collettivi, non è solo un vivere in modo funzionale, questo sempre. Naturalmente lo spazio urbano deve avere una funzione, però è una messa in scena della vita comune attraverso l'architettura. Vuol dire l'architettura è più di un elemento funzionale della vita collettiva, ma un elemento che rende la vita collettiva interessante, bella. E così lo spazio urbano è un po' come un teatro e le architetture sono come le scenografie del teatro urbano. Anche qui abbiamo una foto di Milano
E vedete come queste architetture milanesi, in un quadro di almeno 100 anni, garantisce allo spazio urbano non solo la funzionalità, ma anche la bellezza. E tutte le architetture che stanno lì fanno parte di questo grande gioco e teatro. Poi parliamo della casa. La casa urbana fa parte della scenografia urbana, fa parte della vita urbana. Però cosa è questa casa urbana? La casa urbana in qualsiasi scala, in qualsiasi tempo, fa parte di questo gioco. E non è solo un gioco di persone, di gente che si muove, che si fa vedere, così, ma un gioco anche tra architetture. È molto interessante creare un rapporto tra la vita comune e il gioco comune delle architetture, dove la singola casa non è solo parte della scenografia teatrale, ma è un elemento individuale che fa parte di questo gioco comunale. E vedete anche qui Milano sulla sinistra e sulla destra, in mezzo vedete i progetti di studenti di Potsdam che hanno fatto progetti per Milano, e lì vedete Milano come funziona bene con le case urbane, con funzioni vari. Ogni singola casa si fa vedere come elemento del gioco comune, e questa immagine fa vedere il rapporto tra la storia del 1930, qualcosa, e in mezzo sono i progetti degli studenti per Milano, per un progetto a Milano, che in qualche modo rispecchiano non solo il gioco come un'attività comune, ma anche un discorso architettonico e di linguaggio tra architettura moderna fatta oggi e l'architettura milanese. Poi un altro tema interessante è il contesto. Quando noi facciamo un progetto, non facciamo i progetti oggetti isolati di design, che vanno bene a Dubai, a Shanghai, a Berlino, a Milano, a New York, non lo so, questo non mi interessa. Però qualsiasi progetto che facciamo sono case urbane e quartieri urbani, che faccio vedere oggi, fanno parte di una realtà esistente. Chiaro che c'è la storia. Noi dobbiamo, facendo un progetto in una città, dobbiamo sempre studiare la storia di questa città. Ma dobbiamo studiare anche l'atmosfera reale di queste città. E questo è fondamentale. Quando facciamo un progetto, il progetto è sempre parte di un contesto esistente, e questo dobbiamo studiare e poi prendere le conseguenze per il nostro progetto. Allora, i singoli temi, quando facciamo la progettazione di case urbane o architettura della città, in base di questi temi, diciamo, i temi sono questi. Un tema più importante di tutti è strade, piazze, spazi comuni. E vedete su queste foto tre città diverse: Venezia, una città austriaca, e New York. E vedete che in tutte le città che conosciamo e dove andiamo, perché sono città importanti, sono le città belle, c'è lo spazio pubblico in forma di strade e piazze che è fondamentale per le nostre esperienze in queste città. E qui vedete una strada a Pompei, è solo la rovina di una strada. Però vedete come la strada, come spazio, è talmente importante, comincia col marciapiede, la strada, il materiale del marciapiede, la geometria della strada, la dimensione, è così importante che la strada da solo acquisisce un certo valore fondamentale per le nostre esperienze.
E la bellezza delle strade di Pompei si vede ancora nelle rovine. Invece quando andate in periferia di Milano o in periferia di Berlino, dove le strade non ci sono, vi perdete subito. Non c'è nessun rapporto con l'ambiente, perché mancano le strade. Invece qui non abbiamo neanche più l'architettura, però la strada funziona. E in questa base, in base di questo, di questa importanza dell'elemento dello spazio pubblico, abbiamo fatto un progetto a Braunschweig, una grande piazza con un numero di 40-50 case tutte intorno, e noi abbiamo fatto un master plan e abbiamo fatto anche una specie di regole insieme con la città, come sono da costruire queste case, che sono da realizzare in base di questa di questo master plan. Questo è il modello tridimensionale. Vedete che ci sono case di 3-4 piani, e sono case a schiera o case d'abitazione più grande. E poi parliamo della casa d'abitazione. Naturalmente la casa d'abitazione, con uffici, con negozi, non lo so, però la casa d'abitazione è il tema fondamentale dell'architettura della città. E in una scuola, sia Milano, Potsdam, Berlino, non lo so, l'architettura urbana e la casa d'abitazione dovrebbe essere la base dell'insegnamento. Allora qui vedete la forma della piazza nuova, le case intorno a queste piazze, e poi c'erano certe regole per la realizzazione. E questa è la piazza realizzata, e qui circa 20 architetti hanno costruito circa 40 case di dimensioni varie. Questa è la parte che abbiamo fatto noi, e lì vedete che una scelta di base, una regola, era che tutte le case sono da costruire con mattoni a vista. Questo era fondamentale. Poi i colori possono scegliere tutti gli architetti come vogliono, però il mattone era la regola. E poi vi faccio vedere una coppia numero uno. Una coppia numero uno fa sempre vedere sulla sinistra i nostri progetti realizzati e a destra un progetto storico. E queste coppie non vogliono adesso verificare un discorso tipologico troppo stretto, non lo so. Io voglio solo far vedere che c'è un rapporto tra architettura moderna, che noi facciamo adesso, e l'architettura storica. E questo dialogo tra architettura nuova e vecchia è un po' un passo avanti rispetto al collage. Col collage in avanti cominciamo a aprire, a provocare un discorso, e con le coppie facciamo la documentazione tra vecchio e nuovo, sempre in un senso individuale. Allora, sulla sinistra sono le case di Braunschweig che abbiamo realizzato lì, e sulla destra c'è una porta, una torre in una città brandenburghese. Un'altra coppia, Braunschweig e un'architettura francese. Poi sulla sinistra un elemento di Braunschweig, una casa d'abitazione che abbiamo costruito lì, e sulla destra c'è la Riverside Church di New York. Poi un altro tema fondamentale è il blocco urbano. Il blocco urbano cosa vuol dire? Il blocco è un elemento tra spazio pubblico, con la sua continuità e dimensione, e la definizione dello spazio architettonico lungo lo spazio pubblico, lungo le strade. E il blocco vuol dire è un elemento grande, è un elemento tridimensionale e architettonico che definisce la dimensione delle strade. E un blocco può essere un'architettura unica, vuol dire un blocco, una casa,
o un blocco può essere lo spazio comune di tante case diverse. E un po' l'ideale sarebbe avere i blocchi chiari che definiscono bene questi spazi pubblici, però ci sono tante case diverse che formano questo blocco. Così il blocco è luogo di gioco tra elementi individuali e la dimensione grande. Qui abbiamo realizzato un blocco ad Amburgo con un angolo, e questo blocco, questo angolo che abbiamo costruito, è fatto in due materiali. C'è il mattone rosso e poi l'intonaco bianco, perché sulla destra abbiamo case esistenti del fine 800 e sulla sinistra, che adesso non si vede, abbiamo case degli anni 30 costruiti con mattoni rossi. E questo è l'interno di questo blocco, e vedete, interessante questo contrasto tra l'esterno, con tutto il traffico, la gente, tutta la vita pubblica e i negozi sotto in pian terreno, naturalmente sopra appartamenti, e poi l'interno del blocco è completamente chiuso, è un mondo a sé, è un mondo protetto, è un mondo per la gente che abita dentro questo blocco con le sue case. E questo è interessante, che la città, l'architettura della città, così offre due aspetti completamente diversi tra l'esterno e l'interno del blocco. Poi, naturalmente, ci sono, lo sapete anche voi, ci sono tante forme di blocco urbano, e qui vedete qualche esempio. Questi sono blocchi, progetti di studenti di Potsdam per un blocco berlinese, e dalla sinistra a destra vedete forme diverse, vuol dire già, e questo è interessante, questo gioco di architettura urbana ha regole molto semplici, 1, 2, 3, 4, 5, basta, però le varietà sono infiniti. Questa è la cosa bellissima, no? Quando io faccio un oggetto di design, un museo, non lo so, io posso fare quello che voglio e ci sono tante possibilità e ci sono anche le mode. Invece, quando faccio architettura urbana, devo guardare cosa c'è, poi devo ripensare un attimo le regole fondamentali quali sono, e poi improvvisamente mi rendo conto che ci sono mille possibilità e variazioni. Lo vedete anche noi nel vostro progetto, fate un blocco, però un blocco ha un numero indefinito di variazioni. Allora, questo si vede anche qui, il lavoro degli studenti, e questi sono gli studenti milanesi che hanno fatto un progetto per un blocco milanese, sempre nella strategia della ricostruzione dell'architettura urbana oggi. Perché adesso siamo in un punto dove si dovrebbe capire che l'architettura urbana, con la sua storia, ci dà tante possibilità e tanti valori, in un senso che i centri della città storica sono diventati il luogo preferito del capitalismo internazionale. Vuol dire, la ricostruzione urbana di Berlino dagli anni 70, 80, 90 e 2000 ha aiutato a ricostruire questa struttura urbana che a Berlino è stata distrutta dalla Seconda Guerra Mondiale. E oggi è così che tutti i progetti che facciamo, e sono tanti che facciamo, che fanno parte di questa ricostruzione urbana, si vende a un prezzo altissimo. E c'è una clientela internazionale che vuole comprare proprio quelle case lì. Vuol dire, l'architettura della città, secondo queste regole che io sto presentando adesso, sono sul mercato internazionale gli oggetti più ricercati. Il problema è, naturalmente, che le persone che hanno meno soldi
hanno oggi difficoltà di trovare una casa in centro. E questo vale per Milano, come a Berlino, come a Parigi, come a Londra, eccetera. Questo è un problema. Poi vi faccio vedere un progetto blocco casa che abbiamo fatto a Costanza in Germania, sud della Germania. È un progetto con blocchi sul fiume, e questi blocchi sono 5-6 blocchi nuovi aperti verso l'acqua e con colori diversi costruiti lungo l'acqua. E questo è un blocco singolo, e vedete, questo blocco gioca un po' con le altezze, e dall'acqua in avanti fino alla strada di dietro si alza un po' di nel suo livello architettonico. Questa è la vista del blocco dall'acqua, che si apre verso l'acqua, però c'è un gradino tra la parte privata del blocco, il giardino, e il passaggio pubblico davanti. E questa è una stradina tra due blocchi con il passaggio verso il percorso lungo acqua, e c'è il basamento di cemento a vista, e sopra c'è l'intonaco in colori vari. Anche qui coppia numero 4, coppia 5. Sono sempre elementi di Costanza sulla sinistra e sulla destra, esempi storici. Poi abbiamo a Berlino negli anni 90 cominciato a costruire un grande quartiere nuovo, la Rummelsburger Bucht, con circa 3.500 nuovi appartamenti, e noi abbiamo fatto il master plan di questo progetto che vedete lì, anche la città sull'acqua, e lì la prima volta abbiamo giocato con il blocco che si apre verso sud e verso l'acqua. E questa è la realizzazione di questo progetto. Sotto, sulla destra, vedete tutti questi blocchi si aprono verso l'acqua, e sulla sinistra c'è la penisola che sta in mezzo al fiume della Spree. E in fondo vedete il centro di Berlino e l'Alexanderplatz con la torre in mezzo. Allora, dopo il blocco, un altro tema fondamentale, o forse il tema cruciale dell'architettura della città, è la casa urbana. E lì vedete un paio di case. C'è la casa americana, i primi grattacieli, poi c'è un palazzo di Amburgo, in mezzo il mattone, e sulla destra c'è una casetta di Lübecca nel 1600. Questa raccolta di questo insieme di case vuol solo far vedere questo gioco, diciamo, questo gioco di case che forma lo spazio urbano. E queste case possono avere un'architettura completamente diversa, possono avere dimensioni completamente diverse uno tra l'altro. Importante che tutte queste case fanno vedere che fanno parte dello spazio urbano della città. Lo vedete sulla sinistra, il grattacielo col basamento, con i negozi sotto e con le case di sopra. In mezzo vedete un edificio per uffici, però anche questo edificio per uffici, perché uffici e abitazioni in centro delle città è sempre, tutte e due funzioni sono importanti. Però vedete come questa casa per uffici ha un linguaggio architettonico che si mette in rapporto con la strada, col marciapiede. E poi la scelta del materiale è una scelta tipica per la città di Amburgo, e sulla destra a Lübecca un altro discorso ancora. Queste sono tre case che abbiamo fatto sulla Rummelsburger Bucht, che si aprono verso l'acqua,
è importante che questi casi hanno due facce. Hanno verso la città di dietro, vedete una scuola degli anni 30 in mattoni, e lì c'è la strada. Invece sull'acqua le case sono aperte e si vede l'intonaco bianco. E questa è la facciata sulla sinistra, la facciata verso la strada, tutta chiusa, con mattoni, cemento armato, e sulla destra la facciata aperta, con i balconi verso l'acqua. Vuol dire che queste case rispondono al fatto che c'è una scuola in mattoni rossi, formano la strada e si aprono verso il fiume. Poi abbiamo la Friedrichstraße a Berlino, e lì in mezzo vedete l'angolo di una casa che abbiamo costruito negli anni 90, e questa casa fa parte della ricostruzione urbana del centro di Berlino. E vedete qui una casa di pietra verde e alluminio d'argento. E ci sono questi elementi perché la pietra oggi si può appiccicare al muro o si può appendere con aria dietro e l'isolamento. E questi elementi di alluminio che si vede nella facciata fanno vedere che gli elementi di pietra sono appesi alla costruzione di dietro, e noi abbiamo creato un linguaggio dell'architettura facendo vedere questo rapporto meccanico, diciamo, tra pietra, alluminio, tra metallo e pietra. O il hotel sulla Leipziger Straße, che è stato costruito dopo, e anche lì abbiamo la pietra usata in un certo modo e una grande facciata di pietro per un hotel con tre cortili dietro e una facciata unica davanti con un ingresso in mezzo. Copia numero 7. Poi abbiamo fatto una casa piccola, questa casa di mattone in mezzo, perché a Berlino abbiamo fatto insieme con il Stimann, era il direttore dell'urbanistica, un master plan per un quartiere in centro, di fronte al Ministero degli Esteri e la chiesa Friedrichswerder di Schinkel. E abbiamo fatto un piano regolare, un master plan, in base della tipologia del townhouse, perché abbiamo visto che il townhouse è una dimensione interessante perché porta tanta gente in città, perché ogni townhouse ha un proprietario e questi proprietari ci vivono in questi townhouses o hanno il loro studio lì dentro. E così il piccolo townhouse, anche di una certa dimensione, è un po', diciamo, offre la possibilità per tanta gente venire a vivere in centro. E poi questa casa in mezzo abbiamo fatto con una loggia grande che dà dal tetto giardino giù dalla vista sulla strada, poi sotto c'è l'ingresso con una specie di porta, poi il primo piano con bay window e sopra la grande loggia con la facciata che va sempre indietro fino al giardino che si vede sopra il tetto. E questa è la copia numero 8, dove il materiale e lo spessore del materiale e il rapporto tra muro e apertura ha un ruolo dominante in questo discorso. Poi naturalmente la città, e in particolare anche la città di Berlino, ha quartieri diversi. Ci sono quartieri con una certa densità, una forte densità, con edifici alti, strade strette, eccetera. E ci sono quartieri che stanno un po' fuori della città, però sono quartieri di ville. E a Berlino è molto importante che c'è questo rapporto tra il centro,
per tanta gente, milioni che abitano lì in centro, però già all'inizio del Novecento, fine Ottocento, la borghesia berlinese tendeva di andare fuori e costruire fuori quartieri, anche urbani, perché ci sono strade, piazze, parchi, alberi, c'è tutto, e costruire le ville. E noi abbiamo realizzato vari progetti lì, vari quartieri nuovi, dentro questi quartieri di ville berlinesi. Qui abbiamo un quartiere con 4 edifici nuovi che formano un blocco urbano, e queste sono le ville o i palazzi che abbiamo costruito lì dentro questo nuovo quartiere di villeggiatura, con 3 piani o 4 piani. Coppia numero 9. Poi abbiamo fatto un altro quartiere lì vicino, sempre a Berlino, vicino al Schlachtensee, perché il bello di questi quartieri berlinesi è che sono quartieri di ville con architetture del Novecento molto belle anche, però vicino ci sono anche grandi parchi, lago, eccetera. E così abbiamo fatto un nuovo quartiere vicino al lago di Schlachtensee, anche dentro questo quartiere di villeggiatura, con nuovi palazzi di vari tipi, con grandi logge, eccetera, che si aprono verso questi spazi privati, pubblici, diciamo. È chiaro che la villeggiatura, la costruire nuovi quartieri come con le ville, è un certo lusso, perché abbiamo tutte le strade, le piazze, i parchi, però abbiamo le case abbastanza basse e abbiamo le case che hanno una certa aria tra di loro. E questo vuol dire che queste case sul mercato sono costose, costano quasi come le case in centro a Berlino, però danno questo lusso di abitare nel verde e nello stesso tempo dare una sensazione urbana, anche se si vive fuori. Coppia numero 10. Poi abbiamo fatto un altro quartiere con 13 ville e appartamenti più piccoli, anche in una zona verde berlinese vicino al centro. E qui abbiamo usato il cemento armato, abbiamo usato prefabbricati, elementi prefabbricati di cemento armato e finestre di legno. Queste case sono state costruite nel 1996 intorno circa, e una volta costavano 2.500 euro al metro quadro, adesso costano 6.000 euro al metro quadro. Vuol dire gratulazioni a tutti che hanno investito i soldi 20 anni fa, perché i prezzi per l'architettura urbana, diciamo di una certa qualità, va molto in su. Poi un altro quartiere che abbiamo costruito vicino, sopra c'è il Tiergarten a Berlino e sotto le vete il Landwehrkanal, e questa è una zona in Charlottenburg vicino al Kulturforum, per dire, vuol dire è una zona centrale, anche bella perché c'è un carattere berlinese, c'è il Tiergarten, un grande parco sul nord, e sotto c'è il canale, il Landwehrkanal. E questa zona lì è anche molto interessante perché più o meno in centro città, però c'è sempre questo rapporto con il parco. Perché lì si fa vedere una cosa, si può vedere una cosa importante, perché vivere in città vuol dire vivere in un modo, in uno spazio denso, vivace, questo è molto importante. Però naturalmente il giardino, il tema del giardino e del parco è molto importante, sia in forma di un parco pubblico, che deve essere abbastanza grande e abbastanza bello per attirare la gente, e dall'altra parte naturalmente c'è il verde
in mezzo ai cortili. E questo nuovo progetto che abbiamo fatto, il master plan, è costruito un edificio, prevede una serie di case singole con una distanza uno dopo l'altra che forma una strada, e una strada che porta dal parco nord fino al canale nel sud. E anche lì abbiamo non solo fatto il master plan che definisce come sono da costruire le case, ma abbiamo definito anche le regole per la realizzazione. E questa è la strada, vedete, con gli alberi, col marciapiedi, con la strada, e questo edificio abbiamo costruito noi. E le regole sono in tonaco di colore chiaro, bianco e beige, verdino, e poi la possibilità di usare i mattoni come elementi di base o così. E noi abbiamo usato anche il mattone come elemento di base. Li vedete sulla sinistra il nostro edificio che abbiamo fatto lì in base di questo master plan, coppia numero 11. Poi naturalmente le case urbane, abbiamo visto se la casa d'abitazione sono 90%. 90% di tutte le architetture che vengono realizzate oggi sono case d'abitazione, e spero case urbane e non case di periferia, di Siedlungsbau fuori della città senza nessuna regola. Però ci sono uffici, naturalmente, è molto importante creare un rapporto intensivo, diciamo, tra abitazione, uffici e negozi e spazi commerciali sul marciapiede, diciamo. Però naturalmente ci sono anche scuole, asili, università, eccetera, e noi abbiamo costruito una scuola. Sulla destra vedete la scuola storica esistente, costruita nel 1910, intorno al 1910, e noi sulla sinistra abbiamo costruito un allargamento di questa scuola con spazi per le scienze naturali e dietro sono spazi sportivi, palestre su due piani. E naturalmente abbiamo usato anche il mattone per creare una coincidenza tra l'edificio vecchio e quello nuovo. Però il nostro linguaggio sembra un linguaggio molto razionale e tendenzialmente semplice. E questa è la vista dal treno, e questa è la vista sulla strada con la facciata di vetro, i due palestre una sopra l'altra, e sulla destra la scuola per le scienze naturali, e tutte le parti nuove fanno parte della composizione con la cosa vecchia. E naturalmente, secondo i quartieri diversi, le case sono diverse, anche le case d'abitazione. Noi abbiamo adesso, ci sono certi quartieri a Berlino che vengono costruiti adesso, e noi in questo momento abbiamo, per esempio, facciamo i master plan per 3-4 quartieri vicino al centro, ma non in centro della città, però integrati in una struttura storica esistente riconoscibile. E noi stiamo adesso lavorando per qui abbiamo un quartiere d'abitazione a Köpenick, sempre sull'acqua, e qui abbiamo circa 1200 appartamenti, e l'architettura di questo quartiere e di queste case è dominata da questo monumento storico in mezzo, che è stata una fabbrica, adesso viene usato come abitazione, viene ricostruito, però questo edificio storico è la base per il linguaggio architettonico delle case nuove.
e sono queste torrette, per esempio, lungo l'acqua, e poi dietro ci sono altre case, un grande quartiere nuovo. Un altro quartiere nuovo è una città giardino. Città giardino è un garden city, è un concetto abbastanza conosciuto dell'architettura inglese, e lì stiamo facendo adesso un quartiere che si chiama Gartenstadt, città giardino, Karlshorst, e anche a Berlino, anche legata a un quartiere storico. E questa è una città giardino per circa anche 1200 appartamenti in costruzione. E lì l'architettura della casa urbana è completamente diversa, perché una città giardino è una città di dimensione piccola, però con un aspetto comune molto importante. Vuol dire che tutte le case che vengono costruite lì seguono un modello, un principio molto ben definito, e noi come architetti realizziamo quasi tutte le case lì, perché importante nella città giardino è la continuità dello spazio urbano, il verde che fa parte dello spazio urbano ma anche del giardino della casa. Poi c'è la tipologia della casa, la dimensione, il materiale, il colore, eccetera. Allora, un altro tema dopo la casa importante è la facciata della casa. Abbiamo già visto che le case, seguendo questo gioco comune, creare la vita urbana insieme, creare gli spazi urbani insieme, hanno sempre una faccia verso lo spazio pubblico. E questa faccia è la facciata della casa. E qui vedete un esempio berlinese. Questa è l'architettura berlinese della seconda metà dell'Ottocento. E vedete che c'è una certa tradizione. Le case non sono tutte diverse una dall'altra, ma c'è un certo rapporto tra queste case. Naturalmente ci sono sempre, creando spazi pubblici, c'è sempre la possibilità di creare questo spazio con case molto diverse uno dall'altro, o creare uno spazio pubblico con delle case simili. Lì nel fine Ottocento le case erano sempre costruite come pezzi individuali della città, però avevano un linguaggio architettonico abbastanza simile. Però si vede che la facciata della casa è molto importante nella definizione dello spazio pubblico. E si può dire che la facciata della casa è come uno schermo trasparente che da una parte organizza lo spazio pubblico e vale per tutti, e verso l'interno chiude lo spazio privato verso l'esterno, e le finestre creano un rapporto tra privato e pubblico. E studiando queste facciate, studiando le facciate nella storia, si vede che ci sono tante possibilità di linguaggio architettonico e tante possibilità stilistiche sul tema della facciata. Queste sono, per esempio, facciate in stile, diciamo, classicistico. No? Questo è l'ordine classico delle facciate. Sopra, sulla sinistra, ci sono le facciate di Schinkel, sopra a destra c'è Bath, poi in mezzo ci sono le facciate di Brenner per un quartiere berlinese, e così via. Vuol dire che il linguaggio classico ha un certo ordine molto verticalizzato, però è una base sicura, diciamo, per creare un ordine di facciata, un ordine estetico verso lo spazio pubblico.
Poi vedete altre facciate, sono facciate del barocco e sono facciate dell'inizio del Novecento berlinese in mezzo. E lì vedete che gli architetti berlinesi del 1910 circa cercavano di lasciare questo classicismo berlinese in base di Schinkel e anche in base della casa berlinese dell'Ottocento, e volevano fare una riforma della casa urbana in forma di una riforma della facciata. E lì vedete elementi romantici, il tetto e un grande decoro nella facciata. Sono tutte facciate urbane, però di linguaggio completamente diverso di questo linguaggio classico. Poi vedete qui le facciate degli anni 20, moderne, diciamo, e vedete che gli architetti del moderno degli anni 20 hanno negato, diciamo, la parte romantica prima e hanno negato anche la parte classicistica e hanno organizzato una facciata completamente con la regola della finestra orizzontale. Diciamo, la orizzontalità dell'ordine della facciata moderna è l'elemento dominante dell'architettura moderna. Così vedete che c'è una storia, un percorso storico che dà sempre nuove possibilità e altre possibilità, e noi dobbiamo cercare di orientarci in questo gioco storico con le nostre soluzioni. Queste sono anche le facciate classiche, però si vede, questa è un po' un'immagine che rispecchia un po' il nostro tempo, perché per noi in questo momento non c'è una regola, un modello che ci dice noi dobbiamo fare così. Noi viviamo in un tempo dove ogni architetto è costretto a decidere lui, da solo, cosa vuol fare. Vuol dire, quando facciamo le facciate delle case urbane oggi, dobbiamo renderci conto su tutte le possibilità ci sono e dobbiamo scegliere. La scelta, una volta era quasi più facile, i modernisti hanno fatto facciate orizzontali, i romantici hanno fatto facciate romantiche provinciali, diciamo, i classicisti hanno fatto i modelli classicistici. E qui vedete un insieme di facciate di stile completamente diverso uno dall'altro. E le nostre città oggi, lo vedo anche a Berlino, noi stiamo costruendo tante case nuove, però ogni casa è diversa, e così si crea un misto abbastanza non monotono, ma molto ricco di stili oggi. Però la facciata, come vediamo qui, è un elemento architettonico che ha il suo valore. E qui abbiamo fatto un po' di disegni di facciate in un museo, diciamo, la facciata come elemento d'esposizione, come oggetto d'espositivo in un museo, per esempio. La facciata ha il suo valore autonomo, e qui abbiamo disegnato un paio di facciate diverse, facciate urbane di stili diversi, perché abbiamo fatto un master plan per un quartiere di fronte al castello nuovo che viene costruito adesso di Berlino in centro, e questo master plan prevedeva un certo tipo di parcellizzazione, e noi volevamo far vedere insieme con un nostro master plan le possibilità di interpretare questo, il tema della facciata in questo luogo centrale di Berlino. Questo è il luogo centrale, qui vedete sulla destra c'è il cantiere del castello,
poi c'è la Spree e l'Antwerpkanaal, poi sono i musei, vuol dire siamo proprio in centro della città e lì abbiamo fatto questo master plan per le case urbane in questa posizione. Poi abbiamo costruito nella realizzazione di questo quartiere un palazzo, abbiamo fatto noi, e gli altri hanno fatto i palazzi secondo il nostro master plan e le nostre regole, diciamo, di base. E questa è la casa che abbiamo fatto noi, con l'ingresso, con una facciata un po' orizzontale, con un certo tipo decorativo di cemento, e questa è la vista sulla sinistra, la nostra casa, il nostro palazzo, e in fondo vedete la chiesa di Schinkel, e sulla destra c'è la foto del nostro palazzo in mezzo, e in fondo c'è Unter den Linden e il Grundbenenzen Palais. Vuol dire siamo in centro città e anche lì, come in tanti posti a Berlino, si sta ricostruendo la città secondo un certo tipo di blocco, con un certo tipo di parcellizzazione e con una certa dimensione e tipo di case. E questo è un esempio di un edificio in una città vicino a Stoccarda che abbiamo realizzato gli ultimi anni, e lì si vede la dimensione completamente diversa, il colore intonaco giallo e mattoni gialli, e questo è l'interno di questo blocco, dove le architetture sono molto individualizzate e completamente diverse delle architetture lungo la strada. E poi un tema che non possiamo approfondire troppo adesso è il tema dell'abitazione, della casa, dell'appartamento. Noi parlavamo della strada, della casa, della facciata e, diciamo, di tutti questi aspetti esterni che prendono un'influenza sull'architettura della città. E naturalmente dietro la facciata c'è l'appartamento, e gli appartamenti seguono i altri aspetti importanti, vuol dire la casa, come è grande, come è fatto, come è organizzato, e diciamo la seconda vita della città, al di là dello spazio pubblico, è sempre l'interno dell'appartamento, e questo è un grande tema per noi, perché gli appartamenti possono acquisire caratteri molto differenti. E questi caratteri differenti vengono prima dalle decisioni degli architetti, come tagliano le stanze, gli spazi interni, come sono grandi le stanze, eccetera. Però più importante alla fine è l'uso della gente che ci abita, e dai colore, i mobili, i libri, non lo so, alle stanze. E lì vediamo che ci sono questa doppia vita della città: la vita fuori, sulle strade, e la vita dentro, nelle case, di dimensioni diverse. Poi un altro elemento importante è, come abbiamo già detto, il giardino. Il giardino urbano a varie dimensioni. Naturalmente a Berlino c'è il Tiergarten, il grande giardino pubblico, questo è importante. I giardini pubblici possono avere dimensioni completamente diverse, grandi, piccoli, eccetera, però sono pubblici. Poi abbiamo visto il giardino come interno del blocco, come giardino privato, e qui vediamo a New York, interessante, che questo tema del giardino viene sollevato al decimo piano, e il giardino diventa un giardino privato di una casa newyorkese 20 metri sopra il marciapiede. Questo è interessante perché si vede che l'architettura urbana, abbiamo detto, ha regole molto semplici, i temi sono sempre uguali, però ci sono tantissime varietà.
E questo è un buon esempio come si può usare il tema del giardino urbano come elemento della casa urbana sul tetto della città. Lo stesso il cortile, quello che chiamiamo cortile. Anche il cortile è un elemento interno, però il carattere del cortile è diverso del giardino, naturalmente. Però anche il cortile può avere il suo fascino e può essere anche un elemento importante dell'abitazione urbana. Allora all'interno del blocco può essere anche un cortile che come atmosfera, come uso, come colore, come estetica è diversa del giardino, però è un'opzione interessante. E poi naturalmente c'è sempre questo rapporto tra interno e esterno. E noi vediamo che verso la strada la vita è completamente diversa e non si dorme forse sul balcone. Però verso l'interno, verso il cortile, serve forse un balcone perché si può mettersi lì e riposare e pensare su tutto quello che abbiamo detto. Grazie.